ho il giorno di Natale. Connolly, ha delle monete. Rosemary, cara, sei venuta in anticipo, vero? Il professor Willoughby ha detto che dobbiamo dare il benvenuto ai partecipanti, io e te, e accompagnarli insieme nella sala delle conferenze. 50 passano. Stupendo, Davide gliele ridarà. Se non ci vediamo prima, tesoro, auguri fin da ora. Grazie, cara. Vedrai, sarai bravissimo. Grazie, cara. Sei nervoso? Sì, cara. La neurologia in questo campo lei per anzianità è lo specialista numero uno. Il suo fatto è conferenziere della Olson. Non la deluderò. Vediamo. C'è qualche riferimento all'attuale governo del suo discorso? Assolutamente no. E lo aggiunga, accidenti, lo aggiunga! E che cosa devo aggiungere, professore? Ma che complimenti, che diamine! Sì. Ci sarà anche il futuro ministro della sanità e noi abbiamo un urgente bisogno di una macchina per i raggi X. Ci sarà utilissimo. Che miseria. Piangere che sta proprio, prendo un appunto. Oh, ma non faccia sapere ai nostri colleghi americani che siamo a verde! La chiamerò appena possibile. Esergente! Chiamerò appena possibile anche lui. Ah, esergente, che cosa sa esattamente fino adesso? Ma il sergente non sa quello che gli ha detto lei, cioè che suo padre è un dottore di qui. Okay. Ma il sergente non importa sapere chi sia suo padre, ma chi vuole votare. Leslie è alla stazione di polizia per fare il test dell'abito. Ottima cosa. Ma Leslie dice di avere tutto il diritto di essere accompagnata da suo padre. Pessima cosa! Allora il sergente mi ha fatto salire per vedere se lei poteva venire. Ma io non posso. Lei deve dire a Leslie che se non andrà alla polizia sarà arrestata. E se la conferenza posso mi andrà in fumo, sarà solamente colpa di Leslie! È lei? Io? Sì, lei? Ma le garantisco, Dave, tu non ho mai fatto cose di quel genere con l'infermiera Tate. Lo so benissimo, ma non posso certo riconoscerla io. Ti assicuro che mai e poi mai ho toccato... Riconoscerla io? Rosemary farebbe della mia vita un inferno. Un bel addio alla conferenza Ponson, per non parlare poi del titolo di baronetta. Infatti un attimo, sta forse dicendo che è lei il padre di quella ragazza. Bravo, Uber. Ossia, che lei è l'infermiera Tate. Bravo, due più due. Guardi che il mio non è che sta tanto meglio adesso. Ma la ragazza non ha neppure l'aria di conoscerla. L'unica cosa sì, soltanto che non era nel reparto B, era nel reparto C. Cosa? E non si tratta di cotta burroidi, ma solo di vecchiaia. L'infermiera la capusa la si sta tenendo con la punta delle dita. Beh, il Natale è sempre frenetico, ma non si può mollare. E si tenga forte la capusa. Ma io mi sono arrivato. Dovrebbe essere a letto ad aspettarmi.
quello c'è da un bagno ufficio. Caro sergente, stavo appunto dicendo qui al mio collega Bonny che fine avranno fatto quei bei fischi della polizia. Dov'è il signor Leslie? Ho qualche vestino parrocchiale. Perché il nome Leslie pare che si adatti a tutte le specie di rimenti da panno squilibrati a carini erotici? E perché se ci si chiama Leslie, ho detto, tutti i tuoi parenti hanno avuto incidenti mortali, scatando di malaria o di vista?